Buonasera, Cesare Marinoni, Asso Panificatori di Confesercenti, grazie di essere in collegamento con noi, proprio da dove il pane si fa, insomma, più indicazioni concrete di così non si possono avere. E buonasera anche alle persone che sono dietro di lei, insieme a lei, immagino stiano lavorando alla preparazione del pane che Grazie, poi mangeremo buonasera a tutti. stanotte e domattina, no? Sì, buonasera, siamo a Milano in un forno, ci siamo ritrovati qui per questa diretta e siamo pronti a rispondere alle vostre domande per quanto riguarda il mondo della panificazione e il nostro mondo, insomma. Allora, il pane quanto costa? Quello che potremo comprare già fra qualche minuto, immagino, no? Quanto costa al chilo? Poi dipende anche dal tipo di Allora, pane, suppongo, no? diciamo che dipende dal tipo di pane. Il pane, diciamo quello che una volta era considerato il pane comune, il pane calmierato, siamo nell'ordine dei 4 euro al chilo. Qualche accorgimento in più e diciamo arriviamo ai 5,50. Quindi contiamo per chi 18 micchette costano 5,50 euro. Il consumo pro capite è di 2 micchette al giorno, quindi intorno ai 100 grammi, per cui parliamo di una spesa di 55-60 euro, cosa che prima degli aumenti era intorno al 45. Quindi calcoliamolo un po', perciò lo facciamo insieme, ma insomma lo abbiamo capito, sono Diciamo aumenti consistenti, ma sono perché sta aumenti del aumentando 10%. così tanto il prezzo del pane? È aumentata la È farina, è aumentato che cosa? L'energia elettrica, il gas? aumentata la farina, questo Sì. senz'altro. Come è aumentata le energie, che sono quello che sono praticamente quello che ci hanno costretto. Arriviamo da anni di pandemia e quindi già questo ci aveva penalizzato molto. Non siamo più in grado di portare avanti aziende in maniera sana senza questi piccoli ritocchi. Per essere sincero, è già qualche settimana che abbiamo ripreso il famoso libro per segnare i conti dei clienti. E Che questo è significa? un Scusi, ulteriore no, no, tassello il vizio, su cui segnare i conti dei clienti, che significa? significa che non tutti hanno la possibilità di acquistare il pane. E diciamo che noi, come parlo a Quindi nome di comprano tutta a la credito, categoria, ecco. si è tornati a quello che si faceva un po' negli anni Certo. 60, e quindi di segnare. Questo segnare chiaramente ci penalizza ancora di più. E devo dire che tutta la nostra filiera, quindi materie prime e fornitori vari, hanno capito e un po' ci stanno supportando, ma non basta. Il nostro problema più importante è senz'altro l'energia. E l'energia non ha avuto dei rincari spropositati, cioè ci vuole un tetto, anche perché noi facciamo i conti, ma questi conti non possiamo farli oggi su un dato e domani mattina questo dato è cambiato, perché i nostri conti non stanno più in piedi. Certo, i costi.